Iniziato il 30 luglio alla Golena del Furlo di Acqualagna e conclusosi il 27 agosto nel Castello di Gradara, il viaggio musicale di Terre Sonore si è snodato tra colline, borghi antichi, sentieri naturalistici e altri bellissimi luoghi della provincia di Pesaro Urbino, toccando ben 19 comuni. Organizzato da Fano Jazz Network con la direzione artistica di Adriano Opedini, ha avuto come obiettivo quello di conoscere, scoprire e raccontare, attraverso la musica e non solo, un territorio fatto di paesaggi straordinari, di storie antiche, di comunità vive e saldamente legate ai valori delle proprie tradizioni. Un viaggio di 3.000 km con 20 concerti praticamente nelle quattro valli della nostra provincia, dalla Val Marecchia, Val Cesano, Val Metauro. La cifra più importante di questo viaggio è stato l'incontro con le comunità e questo incontro ci ha consentito di costruire ogni evento in maniera che potesse risultare un evento particolare. Facendo con una battuta che dico sempre, il problema che abbiamo avuto quest'anno il Terre Sonore è stata la mancanza delle sedie, nel senso che ogni qualvolta abbiamo prontato questi concerti in questi piccoli borghi, quindi spazi abbastanza piccoli, però c'è sempre stata una grande affluenza. Questa la dice lunga sull'affluenza del pubblico, che è praticamente raddoppiato rispetto allo scorso anno, che già aveva una buona affluenza. Quindi evidentemente è un motivo di grande soddisfazione e ci fa sperare per una buona riuscita anche per i prossimi anni. Credo che lei sia soddisfatto anche dei numeri che ha ottenuto la 31esima edizione di Fano Jazz by the Sea. Sì, Fano Jazz by the Sea è stata ormai una riconferma, possiamo dire. È ormai un format consolidato, a partire dai concerti del Main Stage, alla Rocca Malatestiana, ma con tutto quello che succede dentro il Jazz Village, col suo concetto green, con la partecipazione dei giovani musicisti. Cito l'esempio dell'orchestra Mosaico, il campus musicale, ma i concerti in tutta la città con Live in the City, il concerto all'Alba, tutti gli spazi per le attività collaterali, tutte le collaborazioni, insomma molto articolato e ci sarebbe da raccontare. Però il dato fondamentale è che Jazz Village, che rappresenta un po' il nostro, quindi il biglietto da visita che ci contraddistingue per la sua attività e anche per i suoi contenuti, quest'anno è stato veramente un'esplosione, tanto che dobbiamo pensare di allargarlo perché siamo un po' stretti. In totale il Festival 2023 conta 55 eventi, di cui 46 gratuiti, con il coinvolgimento di 200 musicisti, oltre 6.000 biglietti staccati con 2 sold out e 30.000 presenze complessive di pubblico stimate. Il dato importante e la cosa che ci fa molto piacere, la frequenza dei giovani è stata veramente importante, è stata decisiva, è stata predominante. E questo è un modo, crediamo che questa attività del Jazz Village sia anche un modo per avvicinare i giovani, quindi anche la città tutta, a quello che è poi il senso più generale del festival, che è proporre della musica d'autore, proporre della musica d'arte.